Scrivere un oggetto email efficace. In questo video capiremo come andare a strutturare la riga del testo che precede il messaggio di posta elettronica, quindi l'oggetto, nel modo più efficace possibile. Questo perché pensate che il 47% degli utenti aprono un'email esclusivamente in base all'oggetto, quindi se l'oggetto li invoglia l'aprono, se non li invoglia fanno a meno. Ecco che quindi scrivere un oggetto email efficace è fondamentale, perché se l'email non viene letta non ho alcuna chance che l'utente porti a termine la conversione, quindi per esempio la vendita piuttosto che la lettura di un articolo blog. In questo video quindi vedremo insieme i migliori consigli per scrivere un oggetto email di successo e prendere spunto ovviamente per i tuoi. Come facciamo a misurare l'efficacia di un oggetto email? Quindi come faccio a dire se ha funzionato o meno? Bene, sappiamo che la funzione dell'oggetto è quella di spingere l'utente a cliccare sull'email. Ecco che il valore che dovremo considerare è l'open rate, o il tasso di apertura dell'email, che viene calcolato dividendo le email aperte con la differenza tra quelle inviate e quelle ritornate al mittente, le cosiddette bounce. Questo tasso viene in genere calcolato dalla piattaforma di email marketing che utilizzi, quindi per esempio noi di SMS Hosting la trovi nella parte delle statistiche. Questo dato è molto importante, ma quando possiamo dire di aver raggiunto un buon tasso di apertura? La percentuale varia in base al settore e al paese. Nel 2019 il tasso di apertura medio tra tutti i settori e tutti i paesi era del 22,15%. Insomma, per dircela breve, se abbiamo un tasso di apertura che supera il 23% è ottimo. Al contrario, se il tuo open rate è basso, questo potrebbe dipendere da due fattori. Il primo è i destinatari, che non sono interessati al tuo messaggio. Questo può capitare quando acquisti delle liste dei contatti da database già pronti e quindi si dice che la tua lista non è di buona qualità. In questo caso ti consigliamo di fare delle strategie di lead generation particolari per scremare quella lista contatti acquistata, e ti metto il video che parla di questo nelle schede. L'altro fattore che incide sul tasso di apertura, come abbiamo detto, è l'oggetto. Ma è quindi in che modo possiamo sistemare l'oggetto affinché ci aiuti a spingere l'utente a proprio a cliccare quell'email e quindi a far aumentare il tasso di apertura delle tue campagne? Beh, sono qui apposta, giusto? Quindi, per ottenere i risultati che desideri, in primo luogo è importantissimo, prima di creare una campagna di email marketing, ragionare per step. Primo consiglio: pensate al vostro obiettivo. Cosa vorreste che l'utente facesse dopo aver aperto quell'email? Con che finalità state inviando quella campagna di email marketing? Il vostro potrebbe essere un obiettivo vendita, un obiettivo lead nurturing, quindi diciamo nutrire il lead con consigli, articoli blog, video, piuttosto che invitare l'utente a un evento, promuovere il punto vendita. Una volta scelto l'obiettivo, lo step 2 è quello di capire su quali armi puoi fare leva per invogliare l'utente a compiere l'azione che desideri. Per esempio, posso puntare sulla leva della scarsità, quindi gli ultimi pezzi, su uno sconto, su un ricco buffet all'inaugurazione. Insomma, decidete nel vostro caso qual è il vostro cavallo di battaglia. Ed infine, ultimo step, comunichiamolo. Iniziamo dall'oggetto, che come abbiamo visto è fondamentale, per poi passare al contenuto dell'email. E allora, se abbiamo ben chiari obiettivo e il nostro cavallo di battaglia, andiamo a capire insieme come scrivere l'oggetto efficace. Vi do 8 consigli utili da tenere sempre presente quando andiamo a scrivere l'oggetto. Dovrà essere breve e conciso. Hai mai sentito dire che il tempo che impieghi a scrivere il titolo dovrebbe essere pari a quello che impieghi a scrivere tutto il tuo contenuto? Bene, questo vale per gli articoli blog, ma vale anche per l'email. Infatti, per scrivere un oggetto efficace ci vuole tempo, e non ti scoraggiare se al primo tentativo non riesci così bene. Infatti bisognerà sempre scrivere, provare, riprovare, ritentare. È importante la semplicità, ma è anche importante essere brevi. Secondo un report di Attention Science, la lunghezza ideale di un oggetto email è dalle 6 alle 10 parole. Nell'immagine che ora vedete, infatti, il tasso di apertura medio dell'email con oggetto da 6 a 10 parole è pari al 21%,
mentre poi scende sia al diminuire che all'aumentare del numero di parole. È fondamentale prestare molta attenzione alla lunghezza, perché se l'oggetto email è troppo grande verrà tagliato e quindi non verrà letto del tutto. Questo problema è ancora più importante se l'email viene letta da mobile, e sappiamo che negli ultimi anni l'utilizzo di mobile per la lettura dell'email è sempre più in crescita. In questo caso verranno letti, poi dipende dal dispositivo, però massimo i primi 50 caratteri dell'oggetto. Insomma, prestate ben attenzione al dettaglio della lunghezza dell'oggetto, che potrebbe davvero determinare la riuscita o meno della vostra campagna di email marketing. Secondo consiglio, sii diretto. Molte volte la cosa più importante è riuscire ad essere chiari, diretti e dire semplicemente cosa si nasconde all'interno del messaggio, per essere proprio capiti, compresi al volo. Per esempio, se nell'email c'è un ebook da scaricare, utilizza il termine ebook all'interno dell'oggetto, e secondo un report di SuperOffice questo aumenterà il tasso di apertura del 6%. Quanto più trasparente sei, quanto più riuscirai a trasmettere quello che si troverà all'interno dell'email, tanto più riuscirai ad aumentare la possibilità che quell'email venga letta. Altra cosa importantissima: utilizza la segmentazione. Nell'email marketing la segmentazione aiuta notevolmente il tasso di apertura dell'email, fino ad un incremento del più 14,13% rispetto agli invii su liste non segmentate. Ma cosa significa segmentare? Significa suddividere i tuoi contatti in gruppi più piccoli in base a interessi, zona, genere o altro, quindi ha delle caratteristiche comuni per gruppi. Questo perché molte volte lo stesso contenuto non è ideale per tutti i tuoi target, e più riesci a mirare la comunicazione, più efficace sarà poi il messaggio. Per esempio, potresti inviare un esempio molto semplice: una campagna di email marketing differenziata per uomini e donne, proponendo poi differenti prodotti. Quarto consiglio: personalizzazione. Lo sapevate che è possibile inserire nell'oggetto dell'email il nome proprio del destinatario in automatico? Bene, con i software come SMS o hosting che ti permettono di utilizzare i campi personalizzati, puoi inserire una qualsiasi caratteristica del destinatario all'interno dell'oggetto email in maniera dinamica. In questo modo, quando l'utente riceve l'email, si sentirà preso subito in causa, si sentirà lusingato magari di trovare anche il proprio nome, quindi sarà più incentivato ad aprire l'email. Consiglio numero 5: l'utilizzo delle emoji. Spesso mi viene chiesto: ma nell'oggetto email l'emoji va utilizzata o non va utilizzata? Di buona norma è utile inserirla, perché comunque ha dimostrato che un giusto e buon utilizzo delle emoji nell'oggetto fa aumentare il tasso di apertura. Attenzione però: in primis non più di un emoji per oggetto, e utilizzale per supportare quanto scrivi e non invece per sostituire parti del testo. Altro consiglio, questo è importantissimo: non usate tutte le maiuscole e non utilizzate un sovrabbondante impiego di punti esclamativi. Questo perché se provate voi stessi a leggere questi oggetti che vi ho riportato, quelli che vedete, ovviamente non invogliano a cliccare. L'impiego dello stampatello maiuscolo e un eccessivo utilizzo di punti esclamativi potrebbero effettivamente proprio compromettere l'apertura, rendere il contenuto spammoso, fastidioso. Settimo consiglio: usa quando puoi la strategia dei numeri. L'utilizzo dei numeri è una strategia di copywriting molto valida. Pensate che includere un numero in un articolo blog aumenta del 206% la percentuale di click sull'articolo. Anche se questa ricerca si riferisce nello specifico ai titoli dell'articolo, l'oggetto dell'email ha comunque uno scopo simile, ovvero quello di aumentare il tasso di lettura. Numeri e dati comunque incuriosiscono gli utenti, perché sono di immediata comprensione e creano la giusta aspettativa. Un recente studio ha infatti dimostrato che su 115 milioni di email il tasso di apertura e di conversione sono più elevati quando è presente un numero nell'oggetto. Ed infine fate A/B testing. Diciamo che vi ho dato i consigli che sono un ottimo punto di partenza per migliorare l'oggetto dell'email. È anche vero però che non possiamo sempre generalizzare, e quello che va bene per degli utenti potrebbe magari non essere poi così top per altri. Ecco che quando siamo indecisi tra
un oggetto email e un altro, è sempre meglio fare un A/B test, ovvero inviare ad un numero ridotto di contatti le due varianti dell'oggetto e monitorare la versione che funziona meglio. Questo è molto semplice da fare con le piattaforme come noi di SMS Hosting, e quindi più che spiegarvelo vi consiglio di provarlo subito. Vi metto poi nella descrizione il link per provare gratuitamente le email, quindi dateci dentro. Attenzione, attenzione, perché prima di chiudere vi voglio dare un piccolo bonus, ovvero è il bonus pre-header. Prima ho detto che l'oggetto email ideale ha una lunghezza di 50 caratteri. Bene, io sono sicura che qualcuno di voi si è allarmato, perché ha detto, cavolo Marta, ma in 50 caratteri come faccio? Bene, c'è un bonus da utilizzare, e è quello del testo di anteprima o pre-header. E è quella striscetta di testo che c'è proprio sotto l'oggetto. Si chiama testo di anteprima perché effettivamente è una sorta di riassunto di quello che poi andremo a trovare all'interno dell'email. Pensate che se scritto bene può aumentare il tasso di apertura del 7%. Per essere più efficace deve avere una lunghezza che va dagli 85 ai 100 caratteri. Utilizza dei termini accattivanti, quindi verbi o parole forti che siano una chiara anteprima di quello che ci sarà nell'email. Poi su questo vi do adesso qualche consiglio. Ed infine, se volete, potete utilizzare anche e inserire le emoji nel testo di anteprima, quindi nel pre-header, se utile a spiegare meglio il concetto. Per inserire i pre-header in SMS Hosting vi mostro al volo. Quando creiamo una nuova campagna di email, dopo aver stabilito destinatario e emittente, come vedete c'è la riga relativa all'oggetto. E nella parte di destra c'è il testo di anteprima. Pur essendo opzionale, il mio consiglio è veramente quello di inserirlo, perché se non lo fate, poi automaticamente il sistema inserirà come pre-header la prima riga dell'email. E poi chiudo, e qui davvero chiudo, con le parole che è meglio utilizzare nell'oggetto e le parole che invece è meglio non utilizzare. Perché, come ben sapete, nelle tecniche di copywriting ci sono dei termini che incentivano gli utenti a cliccare, a leggere, e dei termini che invece disincentivano. Alcuni esempi di termini ok, che quindi vi aiuteranno ad aumentare il tasso di apertura, sono migliore, puoi, congratulazioni, ogni giorno, semplice, e molti altri che vi metto nella descrizione, così ve li potete proprio copiare e incollare. E attenzione, perché al contrario ci sono delle parole che è meglio non usare. Anche qui degli esempi sono avviso, conto, miglior prezzo, budget, certificato e altre che sempre nella descrizione vi metto. Però queste parole, come vedete, danno più un senso di spam. Ecco che qui è meglio quindi non includerle mai nell'oggetto. Bene, a questo punto io ho finito, non mi resta che dare spazio alla vostra creatività. Quindi quando create una campagna di email marketing, mi raccomando, riflettete sempre sull'oggetto, prendete in esame questi 8 consigli che vi ho dato, sfruttate il pre-header, fate A/B testing. Se vi è piaciuto questo contenuto sull'email marketing, mettete un like al video, perché questo mi aiuterà a capire un po' anche i temi che vi piacciono di più. Se ci sono dei dubbi, ovviamente commentate, e se non siete ancora iscritti al canale, beh, fatelo subito. Ci vediamo nel prossimo video con tanti altri consigli e novità di marketing. Un bacione!